Nazionale Sant'Antonio, sono della Signorelli Cesare SNC, sono un sistema integrato e collaboro anche con un'altra società di cui sono socio, che è la Easy SRL, che fa domotica. Sono venuto a conoscenza del SIEC mediante un invito da parte dei due fornitori che erano Aerosel e Creston. Ho voluto partecipare per vedere un attimo la situazione del mercato e dell'ambiente della domotica e della System Integration a circa 8 mesi forse dall'ISE. Sono stati 8 mesi circa dall'ISE, volevo un attimo vedere i miei colleghi e soprattutto i miei fornitori come un attimo vedevano il mercato in questo momento particolare. Mi è piaciuto dal punto di vista tecnico l'intervento di Nicolao, nel senso tante nozioni, però io che vengo dalla parte tecnica mi ha interessato particolarmente. La situazione sul mercato è un po' confusa, nel senso che questa crescita che si vede bisognerebbe vedere sul mercato italiano come si va a collocare, perché è vero che il mercato asiatico sta crescendo, vuol dire che qualcuno di noi sta andando a fare impianti e domotica anche a Dubai e in altri posti, però sono magari eventi sporadici, nel senso che il lavoro di tutti i giorni ci coinvolge qui sul campo in Italia e in questo momento è molto confuso, nel senso che si lavora tanto dal punto di vista progettuale, si fanno progetti molto complessi, ancora più complessa è poi l'installazione sul campo, e veramente complesse e difficili sono le operazioni di conclusione di tutto il progetto e soprattutto di rientro poi dei capitali investiti, perché il grosso del problema che vedo qua in Italia è il loop in cui siamo entrati, ordine, consegna, pagamento, tutti questi lavori. Vedo che all'estero, quando parlo con i fornitori eccetera, non c'è i 60, 90, 120 giorni, 180 che alcuni enti o anche di più vanno a chiedere, sono follia. Cioè io quando ordino dei prodotti all'estero prima li pago, poi me li mandano, non funziona qui in Italia. Quando io vado a fare un lavoro per una provincia, non faccio i nomi, e mi dicono c'è il patto di stabilità, o aspetti o se vuoi fare vai per vie legali, cosa fai? Aspetti. Io magari sono fuori di 50.000 euro, chi ha fatto magari l'impianto per le strade fuori di 3-4 milioni di euro diventa un po'. Quindi parlare di nuove prospettive buone per il 2013, come si è sentito parlare dal trend di Infocom, sì, dovrebbe vedere poi portato effettivamente al nostro piccolo italiano se è veramente così o se invece riguarda una cosa globale.